Ciao a tutti, amici di Vanilla. Si chiamava Rosa Bernile Ninau ed era una bambina di origine ebrea nella Germania degli anni 30. Dopo questa premessa potreste immaginare la fine della giovane in una camera gas di Auschwitz, di Ravensbrück o di Dachau, il primo campo nazista. E invece Rosa aveva un amico che la protesse da qualsiasi persecuzione razziale, un amico con un nome altisonante, Adolf Hitler. La storia di Rosa è singolarissima e racconta anche un aspetto non molto conosciuto della vita del Führer. Ho deciso di raccontarvela per due ragioni. La prima perché in questo ultimo periodo ho letto molto riguardo la vita di Adolf Hitler. Ho portato due video sul canale, il primo sulla madre e il secondo sui suoi fratelli, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E ogni volta che mi riaddentro in questo periodo storico, mi viene da pensare a come il male assoluto, la fine di ogni umanità, in realtà, sia stato perpetrato da uomini che all'apparenza sembravano assolutamente normali, magari cui piacevano anche i bambini. La seconda è che ho condiviso il mio articolo sulla pagina Facebook di Vanilla Magazine ed è stato letto da circa 30.000 persone, visto da 500.000, e quindi ho pensato potesse interessare anche la community di YouTube. Prima di vedere la storia di Rosa Bernile Ninau, vi chiedo di lasciare un like al video e di cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto. Non costa nulla e sosterrete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. Grazie mille. La piccola Ninau nacque nel 1926 a Dortmund, figlia unica di Bernard Ninau, un medico, e di un'infermiera. Suo padre morì poco prima che lei nascesse e la madre, Caroline, si trasferì a Monaco intorno al 1928. La nonna materna di Bernile si chiamava Ida Voigt ed era un'insegnante cattolica di origine ebraica che viveva con loro. Su probabile istigazione della madre, Bernile fu in prima linea durante la primavera del 1933 a Obersalzberg durante una visita del Führer, facendo di tutto per catturare l'attenzione di Hitler. Da quel primo contatto si creò una strana amicizia che durò per 5 anni fino al 1938. Negli archivi federali di Berlino si trovano 17 lettere scritte da Rosa, probabilmente su dettatura della madre, redatte dal 1 gennaio del 1935 al 12 novembre del 1939, indirizzate direttamente a Hitler e al suo assistente, Wilhelm Bruckner. Ascoltate un estratto di una di quelle lettere. Monaco, 27 settembre 1936. Caro zio Bruckner, oggi ho molto da dirti. Durante le vacanze ci trovavamo sull'Obersalzberg e fui ammessa per due volte alla presenza del caro zio Hitler. Sfortunatamente non eri mai sveglio. Sto già lavorando al compito di Natale. Ho cucito alcuni calzini per lo zio Hitler perché gli ho chiesto se quelli dell'anno scorso gli fossero piaciuti. Ha detto di sì. Quest'anno posso lavorare a maglia con lana più fine. La mamma mi aiuta solo con il tallone. I calzini sono molto caldi e visto che viaggia sempre così tanto, i suoi piedi non sentiranno freddo. Tanti saluti e baci dalla tua Bernile e dalla mamma. Le origini ebree della nonna e della madre di Bernile erano note a Hitler già nel 1933. L'amicizia fra il capo del partito nazista, che farà dello sterminio degli ebrei una delle priorità assolute del suo governo, era particolare e strana e fu notata da numerosi membri del partito, fra cui Fritz Wiedemann. La svolta nel rapporto tra il Führer e la Ninau si ebbe nel 1938, quando Martin Bormann, capo della cancelleria del partito nazista, scoprì le loro origini, impedendo alle donne di avere altri rapporti con il dittatore. Hitler scoprì la cosa perché ad Heinrich Hoffmann, fotografo ufficiale del Terzo Reich, fu proibito di pubblicare delle immagini raffiguranti Rosa presentandola come la figlia del Führer. Nel 1938 la cancelleria del partito aveva chiesto alla signora Caroline Ninau di interrompere ogni contatto. Rosa e la sua famiglia non vennero mai perseguitate. La particolare e singolarissima amicizia fu fondamentale nel preservare la famiglia della piccola Rosa, che non venne toccata durante i rastrellamenti dell'Olocausto. La ragazza frequentava una scuola per diventare disegnatrice tecnica, ma morì nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale di poliomielite spinale il 5 ottobre del 1943. La sua tomba si trova nel cimitero occidentale di Monaco.
Di lei rimangono alcune fotografie. La più famosa è quella che avete cliccato per aprire questo video, scattata nel 1933 da Heinrich Hoffmann e che è stata recentemente battuta all'asta all'Alexander Historical Auction di Chesapeake in Maryland per oltre $11,000. Fra le tante storie che riguardano Hitler, la sua amicizia con Rosa Bernile Ninau è certamente una delle più bizzarre, che genera un sentimento che è un misto fra rabbia e stupore, se pensiamo alla sorte dei 6 milioni di ebrei perseguitati dal regime nazista.